In questi pomeriggi soleggiati d'estate, le mie piantine di pomodoro nell'orto stanno proprio dando il meglio di loro. Pensate che riesco perfino a percepire il profumo del pomodoro maturo semplicemente affacciandomi alla finestra della mia cucina. Per questo oggi vorrei proporvi un metodo per assaporare il pomodoro maturo anche d'inverno, preparando insieme a voi la passata, ovvero la conserva di pomodori. Dovete però sapere che esistono due metodiche di preparazione, ovvero due filosofie di pensiero, a cotto e a crudo. Considerata l'abbondanza di pomodori nel mio orto, ho deciso di proporvi entrambi i metodi. Oggi vedremo il metodo cosiddetto a crudo, ma prossimamente vi farò vedere anche il metodo più utilizzato, diciamo, quello che si prepara con i pomodori cotti. Mettiamoci al lavoro! Per preparare la passata di pomodoro, che non è sugo, attenzione, sono necessari circa 2 kg di pomodori, preferibilmente in tipo San Marzano. Se volete anche qualche fogliolina di basilico, quindi in questa ricetta non troveremo né olio, né burro, chiaramente, né sale, né pepe. Scopriamo come si fa! Come vi dicevo prima, questo è il metodo a crudo per preparare la passata di pomodoro, quindi occorrerà utilizzare o questa macchina, la spara pomodori, che mi è stata gentilmente prestata da una mia zia, quindi è praticamente una sorta di passaverdure elettrico, oppure se non ce l'avete potete utilizzare anche un semplice passaverdure manuale. Come procedere adesso? Noi abbiamo messo a scaldare, a bollire, semplice acqua. Adesso abbiamo chiaramente lavato per bene tutti i pomodori, possiamo tuffarne un pochino nell'acqua e aspetteremo circa 5-6 minuti che la buccia del pomodoro si rompa. Vedrete che il pomodoro tenderà ad esplodere e questa operazione è importante per facilitare l'eliminazione della buccia. Poi vedremo meglio e capiremo più da vicino. Aspettiamo un po', quindi possiamo pure coprire con il coperchio e qui dentro ho già messo a sterilizzare dei vasetti. Faremo una doppia sterilizzazione, prima dei soli vasetti, successivamente andremo a sterilizzare i vasetti riempiti perché la passata sarà fredda. Aspettiamo quindi un po' che i nostri pomodori iniziano ad esplodere. Dopo 3 minuti di bollore i nostri pomodori, vedete, che si sono già spaccati. Perfetto, ora abbiamo sistemato uno scolapasta sopra ad una ciotolina e possiamo andare ad adagiarli sopra. Continuiamo in questo modo fino ad esaurire tutti i pomodori per fare in modo che questi perdano il liquido in eccesso, quindi li facciamo sgocciolare appunto. Abbiamo fatto bollire tutti i pomodori, li abbiamo lasciati per bene sgocciolare e anche raffreddare. Adesso ci siamo muniti di guantini e vi faccio vedere com'è semplice rimuovere la buccia. Io qui me ne sono già preparati un pochino chiaramente per velocizzare i tempi. In 5 minuti di bollore, vedete, la buccia si elimina molto molto facilmente. E li lasciamo tutti sgocciolare. Ecco, potete togliere la buccia sia appena rimossi dall'acqua, però potreste scottarvi, quindi io vi consiglio di lasciarli un pochino raffreddare. E questi sono i nostri pomodori privati della buccia. Vedete, li ho lasciati sgocciolare per circa un'oretta e tutto il liquido in eccesso è andato a finire nella ciotola del contenitore. Adesso ci prepariamo per andare a preparare la nostra passata. Io ho scelto la mia spara pomodori, l'ho chiamata così, elettrica, però se volete, vi ripeto, potete anche utilizzare un semplice passaverdura manuale. Ora, come fare? Accendiamo e iniziamo a spremere. Magari proteggiamo qua. Vedete, adesso ho spento la macchina, altrimenti non si riesce a sentire quello che dico. Qui sotto andrà la passata che sarà ancora però un po' liquida. Poi vedremo anche come farla diventare densa. Mentre qui troviamo le bucce in più, quindi ci finiranno i semini e anche le buccette. Continuiamo a passare i nostri pomodori. Nel frattempo
frattempo abbiamo velocizzato le cose, abbiamo rimosso i vasetti dall'acqua che ormai si sono sterilizzati e li abbiamo messi capovolti ad asciugare eventuali gocciolini all'interno. Ora abbiamo passato tutti i nostri pomodori, rimuoviamo eventuali tracce, abbondanti direi anche di passata, appoggiati allo strumento. Rimuoviamo per bene tutta la passata e la mettiamo sul contenitore. Però la mia passata è troppo liquida, io la voglio un po' più densa. Come fare senza bollire il pomodoro? Mettiamo un canovaccio pulito che non odori di detersivo sopra allo stesso scolapasta che abbiamo utilizzato prima per i pomodori, sopra ancora una ciotola. Mettiamo questo canovaccio e versiamo tutta la passata. Vedrete che nel canovaccio rimarrà intrappolata la parte più solida e sotto invece finirà il liquido. Mescoliamo un po' anche per facilitare lo sgocciolamento. Altrimenti potete addirittura strizzare la vostra passata se la volete assolutamente densa. In questo modo. Vedete che gocciola molto velocemente? Quindi qui sotto è finito tutto il liquido che a noi non interessa, mentre qui è finita la passata di pomodoro a crudo. Adesso possiamo procedere con l'invasamento. Come si fa? Allora potete decidere se aggiungere anche una o due foglioline di basilico oppure lasciarlo completamente naturale. Io qui metto la fogliolina di basilico, poi sta a voi decidere se aggiungerla o no. Mettiamo pure la nostra passata di pomodoro e riempiamo il vasetto lasciando un margine di circa 1,5 cm o 2 cm. Una cosa non vi ho detto prima, per un risultato ottimale utilizzate dei pomodori molto maturi. Se al momento dell'acquisto o quando andate a raccoglierli comunque non sono poi così maturi, io vi consiglio di lasciarli uno o due pomeriggi al sole a maturare. Abbiamo ottenuto 3 vasetti da 250 grammi. Adesso procediamo con la chiusura, con i relativi tappi a vite e poi con la sterilizzazione. Come si fa a sterilizzarli? Visto che la temperatura della passata non è uguale a quella dei vasetti già sterilizzati, bisognerà procedere a questa seconda sterilizzazione come vi ho anticipato prima. Come si fa? Allora, prendiamo un canovaccio, lo sistemiamo all'interno della pentola, così. Mettiamo i vasetti, perché il canovaccio, per evitare insomma che la bollitura favorisca la rottura dei vasetti, ecco, in questo modo, e ora la riempiamo d'acqua. Successivamente, quando la nostra pentola sarà coperta di acqua, accenderemo il fuoco, la porteremo ad ebollizione e calcoleremo 20 minuti dal momento dell'ebollizione, poi spegneremo il fuoco e lasceremo completamente raffreddare il liquido, quindi l'acqua. Successivamente, quindi solo quando l'acqua si sarà raffreddata, potremo rimuovere i nostri vasetti e vedrete che saranno sterilizzati. Nel frattempo vediamo l'acqua perfetta, vi faccio vedere che i vasetti devono essere completamente coperti di almeno un paio di centimetri dal tappo. Dopo aver percepito il caratteristico clap di chiusura, la vostra conserva di pomodoro è prontissima per essere conservata in un luogo fresco ed asciutto. Se la sterilizzazione è andata a buon fine, vedrete che la conserva di pomodoro si manterrà perfetta per almeno un anno. Chiaramente dopo l'apertura del vasetto, la passata va conservata in frigorifero per un massimo di 2-3 giorni e va consumata insaporita con un pochino di olio, sale, pepe ed altri aromi.